perché ci troveremmo di fronte ad una situazione pressoché disorganica, non solo da un punto di vista economico, a cui facevo riferimento prima, ma anche e soprattutto da un punto di vista geomorfologico, da un punto di vista delle popolazioni, nel caso specifico della popolazione della città di Salerno. C'era questo elemento che in qualche modo ha fatto discutere molti, primo fra i quali il sottoscritto, che, come dicevo un attimo fa, se un comune non delibera da qui a tutto il 15 marzo, perché il 15 marzo è l'ultimo giorno utile, se non ricordo male, martedì prossimo, e tutto il subambito andrebbe a far parte con la città capoluogo, con la città di Salerno, una sorta di norma capestro che ha indotto i comuni a fare questa scelta, da un lato, dall'altro lato ovviamente l'auspicio, con una oculata gestione sotto tutti gli aspetti, che ci possa essere anche un abbattimento dei costi e avere in termini assolutamente di scala dei benefici da un punto di vista economico, che ovviamente essendo un servizio si ripercuoterebbe positivamente sulle famiglie. Finisco con il dire, però questa è stata solo una mia considerazione personale, in un consiglio comunale che ho fatto qualche settimana fa a Serre, per la questione che penso che tutti quanti sappiamo, che forse questo era il momento da parte nostra, quando dico nostro non mi riferisco al comune di Pulcino, o quantomeno mi riferisco al nostro comune, compreso tutti i comuni più o meno delle nostre dimensioni, era il momento per mettere in discussione il piano industriale dei rifiuti e ovviamente anche la stessa legge, che parte da un assunto, le discussioni che ci sono state qui a Pulcino, che ci sono in questo momento a Serre, anche se lì ovviamente le dinamiche sono state e sono molto diverse, però insomma sono i rifiuti che partono dai grossi centri e facciamo fare un giro, un pellegrinaggio, e poi vengono dalle nostre parti. Questo era il momento, secondo me, di mettere in discussione questo elemento che creerà problemi, nella speranza che tutti questi problemi che abbiamo trascorso e che in qualche modo la comunità di Serre, ma non solo, un bel po' di comuni che hanno portato solidarietà a Serre, tra cui anche il nostro comune, e speriamo che con la concreta attuazione di questa legge si possa mettere parola fine a questo andamento più o meno ciclico dell'emergenza dei rifiuti. Ho finito. Interventi? Prego, consigliere Giare. In merito a questa cosa volevo chiedere un attimo qualche chiarimento all'assessore di riferimento. L'ente d'ambito in cui noi ci troviamo, il subambito in cui noi ci troviamo, ci vede con dei comuni che, come diceva il sindaco, sono anche distanti da noi.
Volevo capire per qual motivo il comune di Buccino è stato inserito con questi comuni e non con comuni viciniori, perché dal momento che si parla di territorio, di uniformità anche di territorio, probabilmente c'erano dei comuni molto più vicini a noi che si uniformavano al nostro in maniera diversa rispetto ai comuni con cui noi siamo stati associati. Dato che nel documento che abbiamo visionato c'è che il parere dei comuni è stato sentito, quindi volevo capire per qual motivo noi ci ritroviamo con questi comuni e non con comuni che sono più vicini a noi. Ho spiegato anche il sindaco prima, le caratteristiche morfologiche del territorio. È stato stabilito di fare in questo subambito dei comuni Tanagro, Alte Mediasera e Alburni. Già il sindaco ha spiegato le riunioni fatte presso la comunità montana, si è deciso di mettere insieme queste tipologie di comuni che avevano soprattutto la stessa morfologia, sia per la raccolta, per la gestione dei rifiuti, per contenere soprattutto i costi, cercare di contenere i costi, perché sui costi ancora non abbiamo delle notizie certe di quello che sarà, perché ancora si deve discutere di questa cosa. Semplicemente stasera andiamo a provare solo una convenzione, però di costi non se ne parla, però in base alla morfologia del territorio si è deciso di scegliere questi comuni che di Buccino di entrare insieme a questi comuni al Salto. Questa è una della spiegazione. Sì, sicuramente questo è un documento che ci viene calato dall'alto, quindi non è un documento che viene redatto dalla giunta o dall'amministrazione, ma è un documento calato su questo. Sì, dall'alto, necessariamente dall'alto, tant'è che ci sono comunque delle perplessità rispetto a questo documento. Uno per quanto riguarda anche il fatto che bisognerà avere una ditta unica per lo smaltimento dei rifiuti e quindi voglio dire anche il contratto che noi abbiamo fatto con la ditta che attualmente sta curando per noi dovrà essere rimodulato, oppure mi ero chiesta questi comuni. Nella gara è stato messo proprio un articolo che dice che dal momento in cui parte lato decade il contratto con la ditta che sta svolgendo il servizio, il comune di Buccino, ma anche gli altri comuni. Era obbligatorio proprio mettere questo. Ma questa cosa potrà portare dei vantaggi dal momento che quantomeno siamo più comuni messi insieme? E questo è l'auspicio di tutti, che fare un servizio associato possa ridurre i costi. Garantire un servizio migliore, questa, almeno si parte con questa prerogativa, poi andremo a vedere nel concreto quali saranno le... Perché quando io leggo che c'è comunque un ufficio unico che dovrà gestire il tutto, che i comuni sono vincolati anche nel rispetto del rendiconto di gestione, certo, del rendiconto del bilancio di previsione, perché in realtà farà capo tutto a questo ufficio unico. Quindi voglio dire, questi comuni hanno delle incombenze superiori rispetto a prima. Certamente, mentre prima si poteva gestire in maniera autonoma, adesso in realtà c'è un vincolo ben preciso. Ma questa è una decisione che viene da una legge presa dall'alto e calata sui comuni, che come ben vedete non possiamo né modificare gli articoli né dire di non aderire, perché sennò... No, è giusto un chiarimento, è un chiarimento, perché il documento, voglio dire, è un documento chiuso, non è un documento aperto, esatto, se non nel dire che eventualmente ci potranno essere delle rimodulazioni dei contratti, però è un documento chiuso, quindi questa cosa deve essere chiara, voglio dire. Sperando di non fare la fotocopia dei consorzi che ci hanno portato, sappiamo dove, sperando questo. E per quanto riguarda invece la verticalizzazione del servizio, si parla di verticalizzazione del servizio, cioè da un lato le strutture pubbliche a cui fa riferimento per lo smaltimento dei rifiuti e poi invece quelle private che l'ATO dovrà assorbire, perciò è tutta una serie di cose che ci passeranno minimo secondo me altri 2, 3, 4 anni. Se si farà. In previsione. Certamente, perché sono tutte queste, bisogna le strutture private, le strutture pubbliche, poi bisogna fare una gara unica per tutti i comuni, fare una stessa tariffazione per tutti e vedere perché magari Buccino che ha 5.000 abitanti magari deve pagare quanto paga Auletta che ha 1.000 abitanti, è tutta un'altra discussione ancora in atto. E si parla anche di un fondo unico a cui dovranno contribuire tutti i comuni come punto di partenza. Allora io mi chiedevo, nell'eventualità che un comune dovesse essere moroso nei confronti di questa cosa, un atto ingiuntivo a chi arriva? Al comune che non rispetta
rispetto alla convenzione, rispetto al contratto. Non potrebbe arrivare al comune capofila? Che poi deve rivalersi sull'altro comune? No, perché se negli articoli che si leggono, il comune capofila, oltre alla convenzione, adesso non ce la vanno, formato un presidente, alcune persone che partecipano, sì. Tutto questo qua deciderà l'iter del lato in generale e del SAD nello specifico. Perciò se un comune è moroso verso questa struttura, sarà il comune a rispondere in base a quello che deve pagare, si stabilirà il pagamento. È tutto un poco, adesso non c'è niente di concreto sulla spesa e sui costi. C'è solo questa convenzione che c'è stata per aderire, altrimenti... No, era obbligatoria, era vincolante. Altrimenti li mettevano in un ambito diverso. In forma obbligatoriamente associata, per cui o così o il comune di Salerno. In un ambito più grande, con città di 100.000 abitanti, non penso che è competitivo. Questo è l'unico, non puoi modificare nulla, neanche gli articoli. No, era l'unica perplessità, erano questi comuni che comunque alcuni sono distanti da noi. Per essere fatto un ragionamento con tutti gli altri sindaci, per la caratteristica morfologica del territorio, si sono scelti questi comuni qua. Va bene, grazie. Prego. Altri interventi? Prego, consigliere Pernico. Tutte le considerazioni che ha fatto la consigliera Schiariello Valeria, io vorrei soltanto aggiungere che è vero che questo documento ci è calato dall'alto, che comunque lo dobbiamo ratificare, che non abbiamo altre vie di uscita. Però in prospettiva, vista la cattiva esperienza dei consorsi, assessore, noi dobbiamo essere rigidi, che se no qua andiamo a creare un altro correttore con presidente, vicepresidente e stipendi lauti a chi fa parte di questo subambito distrettuale. E quindi io dico che in quella sede dobbiamo esercitare il nostro ruolo vigile e attento, perché se no i costi si triplicheranno. Saremo alla fine dei consorsi, noi sappiamo quel che ci è costato, che sicuramente lo spirito della legge è quello di far risparmiare, di rendere un servizio più efficiente e meno costoso. Ma non sempre le cose poi si realizzano così come sono previste. Quindi è compito di noi politici di stare attenti, di vigilare e di far sì che in quell'ambito noi avremo il nostro delegato come comune di Puccino, di far sentire la voce grossa di un comune che comunque il comune di Puccino pensa che, visto il subambito, oltre campagna non ci stanno comuni più grandi del nostro, almeno penso poi. E quindi siamo i secondi e quindi dovremmo esercitare un ruolo guida all'interno di questo subambito distrettuale. Questo volevo dire tutto, anticipando il nostro voto, che questa è una ratifica più che un voto favorevole, perché non è che possiamo fare diversamente, è un obbligo di legge. Grazie. Altri interventi? Votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità, stessa votazione. Terzo punto all'ordine del giorno, conferimento cittadinanza onoraria professor Mario Laporta. Prego, sindaco. Abbiamo portato questo argomento, peraltro dopo ci sarà un altro conferimento di cittadinanza onoraria, il professore D'Agostino, però farò due considerazioni distinte e separate. Al di là di quello che rappresenta il professore Laporta, Mario, che almeno ad oggi è uno dei più grandi fotoreporter non solo nazionale ma anche internazionale, con i quali noi abbiamo avuto scambi di vedute, di riflessioni, di discussioni, peraltro ha portato a questa bellissima mostra fotografica che abbiamo qui nel chiostro, che peraltro ci hanno anche chiesto altri comuni, altri enti. E
ci troviamo di fronte ad una personalità di prestigio che è stato sui campi di battaglia, di guerra, peraltro ha un contratto fisso con l'agenzia France Presse e ha fotografato, immortalato il mondo intero. Peraltro lui stesso lo diceva questo l'estate scorsa, ma anche qualche mese fa, esattamente 18 dicembre, e si sta organizzando anche attraverso l'Accademia delle Belle Arti, dove è professore a contratto, costruire un archivio storico qui a Pulcino, che parte da Pulcino ma che può interessare, anzi sicuramente interesserà, tutto il contesto territoriale. Noi pensiamo che può portare in giro per il mondo, anche perché gli è stato chiesto, le immagini dell'antica Volcei. Lo sta già facendo in questo momento. Ovviamente ha un veicolo di comunicazione, di visibilità, che è unico nel suo genere. Peraltro collabora con i maggiori periodici nazionali, Repubblica, Corriere della Sera, ha iniziato, perché lui è di Napoli, prima con lo Sport Sud, poi con il Mattino. Ultimo in ordine di tempo, non mi pare che sia andato in Ucraina, ultimo in ordine di tempo è stato in Afghanistan, dove ha immortalato le ultime scene che abbiamo visto con il ritiro degli americani. Ovviamente sicuramente la fotografia è una fotografia di primissimo livello, ma anche una persona che ha visto scenari tra quelli più importanti, quelli più cruenti, più drammatici, anche quelli più belli, che può sicuramente portare alla nostra comunità un tassello di preziosità, di opportunità basato sulla fotografia e sulla comunicazione. Ripeto, la mostra che oramai da agosto che sta qui, abbiamo avuto non pochi contatti, e questa è una mostra che con la quale è stato immortalato solo ed esclusivamente Pulcino. Momenti particolari, i nostri concittadini, le nostre persone, gli angoli più suggestivi, più significativi, secondo lui, e questo ci ha convinto affinché attraverso il conferimento di questa cittadinanza onoraria possiamo trovare un contatto costante e perpetuo nel tempo, non tanto per noi, o quantomeno per me, ma per la nostra comunità e per quello che abbiamo qui, che ha bisogno di essere comunicato, ha bisogno di avere una sua visibilità che va molto al di là, che dovrà andare molto al di là di quelli che sono i nostri confini, non solo locali, ma anche provinciale e regionale. Sicuramente il professore La Porta ci può dare una mano in tal senso. Voglio fare giusto una considerazione su questa proposta di cittadinanza onoraria, è una mia opinione personale, insomma. Io penso che la cittadinanza onoraria, con tutto il rispetto per il curriculum del professor La Porta, che ci mancherebbe altro, tanto di cappello, però penso che la cittadinanza onoraria vada conferita a persone che si legano al territorio, cementano il loro rapporto,
La cittadinanza onoraria è stata data dal professor Marcello Gigante, che si è speso una vita per Buccino, alla dottoressa Tocco, quelli che mi vengono in mente, a Monsignor Armani, a Makis Aivaliotis. Io penso che in questa fase l'amministrazione, il comune, avrebbe potuto dare un attestato di benemerenza al professor Laporta. La cittadinanza onoraria penso sia una, se no, secondo me si svilisce il senso del conferimento, penso. Come per esempio, secondo me, sindaco, andrebbe revocata la cittadinanza onoraria a Benitez, che votai pure io, cioè ci mancherebbe altro, però una persona che non ne ha ritirato, come si dice, niente, non si è mai più sentito, insomma, penso che andrebbe ritirata questa cittadinanza onoraria, però insomma mi voglio soffermare su questa cosa e io mi asterrò dalla votazione perché non condivido questa scelta. Cosa ben diversa per esempio per il professor D'Agostino, che anche lui si è speso per anni sul territorio con Emanuele Catone, ha portato avanti delle cose significative, questo è il mio pensiero. Altri interventi? Prego, consigliere. Allora, cioè non posso non convenire sul fatto che il professore Mario Laporta sia un uomo di una dimensione non nazionale ma internazionale. Quindi noi stiamo parlando di una persona che è di assoluto vigore, non a caso è della scuola napoletana. Però il conferimento della cittadinanza onoraria a un personaggio del valore di Mario Laporta, e questo vale anche per il professore Guido D'Agostino per quanto mi riguarda, dare la cittadinanza onoraria a personaggi di questo calibro è un merito solo ed esclusivamente dell'amministrazione comunale. Cioè, come voi la ponete, l'amministrazione comunale è composta da voi della maggioranza. Noi della maggioranza, noi della minoranza, non abbiamo nessun ruolo. Noi già in passato abbiamo affrontato questo problema. Avreste dovuto convocare il nostro capogruppo e informarlo di questa vostra decisione e compartecipare. Perché? Perché alla base di ogni cittadinanza onoraria ci deve essere una condivisione. Nel momento in cui non c'è una condivisione, inevitabilmente si verificano polemiche. Ed è riduttivo la figura che noi facciamo nei confronti di professori di tale portata. Io mi auguro che questa mia dichiarazione venga legata alla delibera, perché noi sminuiamo il valore di questi personaggi, perché questi personaggi nel momento in cui di comune accordo si decide di dare una cittadinanza onoraria, la cittadinanza onoraria deve essere condivisa da tutti. Nel momento in cui viene calata dall'alto, da voi dell'amministrazione, dobbiamo dare la cittadinanza onoraria al professore Della Porta, al professore Guido D'Agostino. Scusate, ma voi che considerazione avete di noi? Non avete nessuna considerazione. E questo è un fatto molto grave. Perché? Perché non solo sminuiamo il ruolo di noi consiglieri comunali di opposizione, ma sminuiamo anche le figure di questi personaggi. Quindi, per quanto mi riguarda, mi astengo. Altri interventi? Prego, consigliere Fernico. A noi dispiace apprendere dal Presidente del Consiglio che neanche lui condivide il metodo di scelta, perché giustamente sono delle persone che meritano, però giustamente per dare la cittadinanza onoraria, secondo noi, ci vogliono altri requisiti. E poi, come giustamente diceva il consigliere Freda, io penso che questi atti vadano discussi in un'apposita riunione, quantomeno dei capigruppi, in modo che da rendere il voto
molto più significativo e convinto. Noi non vogliamo fare polemiche questa sera, innanzitutto perché ci troviamo di fronte a persone che veramente vanno sui sentieri di guerra, perché sicuramente il professore La Porta non ha un compito agevole nel fotografare la realtà, e penso che fra pochi giorni sicuramente si recherà anche in Ucraina, e il suo compito non è certamente facile, molto difficile. Molte volte questi tipi di lavori ci mettono anche la vita, e quindi figurati se noi vogliamo sminuire la sua figura. Per questo noi, con senso, con forte senso di responsabilità, ci asteniamo per non esprimere un voto che potrebbe poi intaccare la personalità del professore. Una volta stima e riconoscenza. Altri interventi? Prego, sindaco. Mi auguravo di essere stato chiaro, forse, anzi non forse, sicuramente non lo sono stato. Sicuramente la cittadinanza, il conferimento della cittadinanza onoraria ha di per sé nell'immaginario nostro, forse anche un po' passato, oltrepassato, è quello dell'appartenenza ad una comunità, comunque di stare insieme. Devo dire che il professore La Porta in 4-5 mesi è stato più lui qui a Puccino che di molti puccinesi. Devo dire che per il nostro paese si è sfiancato, ovviamente dall'alto della sua professione, che peraltro era un progetto e per il quale è stato anche remunerato. Io però, accanto a questo, che probabilmente non si conosceva, ho detto va considerata anche come una opportunità da cogliere, ma non in maniera speculare rispetto alla persona, perché mi pare che è un sentire comune che ci troviamo di fronte ad una persona, ad un professionista di spessore, di qualità. È un'opportunità che noi possiamo in questo momento, in questo frangente, noi possiamo cogliere, e che ha un senso per un lavoro fatto, non proprio di un giorno o di due giorni o di un mese, di 6-7 mesi, 8 mesi, che sono pochi rispetto al concetto al conferimento della cittadinanza onoraria. Però sono stati veramente intensi, pieni di passione, di abnegazione, di lavoro. Abbiamo avuto una platea di fotografi che, di tutta la regione Campania, perché insieme a lui avevamo ideato e fatto, concretizzato anche un concorso di fotografia che si è tenuto qui. Qui abbiamo fatto anche la premiazione. E al contrario, così come diceva il Presidente del Consiglio, di Benitez, quando è stato fatto, è stata conferita la cittadinanza onoraria, al di là di quelli che sono stati poi gli andamenti suoi personali come allenatore del Napoli, e che parlando con lui e con uno dei maggiori giornalisti sportivi della Gazzetta dello Sport, che scrive sulla Gazzetta dello Sport e che si chiama Francesco De Luca, se voi leggete la Gazzetta e gli articoli su Napoli,
sulla squadra del Napoli va prevalentemente Francesco De Luca. La moglie di Benitez è una mecenate, proprio delle nostre realtà tipiche di Puccino, che ovviamente noi non abbiamo mai potuto conoscere, e che tende a valorizzare, questo fa nella sua vita, tende a valorizzare e a mettere in risalto le realtà più o meno piccole, più o meno medie, come può essere Puccino, e poi farle conoscere in tutto il mondo. Ovviamente parlavamo di una persona che poi gli eventi non ci hanno fatto nemmeno conoscere, perché poi Benitez è andato via dal Napoli, fu esonerato e si è perso, chiaramente probabilmente stesso lui non ci pensa più, e forse, così come veniva sottolineato, probabilmente è una giusta riflessione la revoca. Ma anche lì ci fu questa considerazione, una considerazione detta così, in maniera molto semplice, molto chiara, molto, molto netta. Ovviamente, per quale motivo Benitez? Benitez, nemmeno noi lo conoscevamo, no? Ma allenatore del Napoli, una carriera come allenatore di primissimo ordine su scala internazionale, e facemmo questa considerazione che poi purtroppo, come tutti quanti sappiamo, non è andata a buon fine. Ho finito per il momento. Allora, la cittadinanza onoraria sicuramente va data a personalità che si distinguono nella letteratura, nella scienza, nella medicina, nelle arti. Il professore La Porta è una delle persone che con la fotografia sta in questo momento veicolando il prestigio e le vestigia dell'antica di Puccino e dell'antica Volcei. Oggi un suo book fotografico su Puccino sta su Getty Images, che è un sito americano che veicola le fotografie di tutto il mondo. Oltre a raccontare Puccino, il popolo buccinese, in questo lasso di tempo che è stato qui 20 giorni, ha guidato un gruppo di ragazzi, di 22 ragazzi, che erano provenienti non solo dalla provincia di Salerno, ma anche dal Lazio, dalla Puglia, dalla Basilicata. E loro hanno portato, e lui con la sua guida, hanno portato queste foto in giro per tutta l'Italia. Ed è un lavoro che lui sta facendo costantemente, ed è per questo che noi abbiamo deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria, perché lui, con la sua arte, con le sue immagini, sta portando il prestigio di Puccino in giro per il mondo, solo per questo. E ovviamente è vero, noi abbiamo dato cittadinanza onoraria a persone come Marcello Gigante, però i tempi cambiano. Adesso il veicolo principale per far conoscere un posto è l'immagine, e per farne parlare, e lui ci sta aiutando in questo. Molti articoli sono usciti su questa mostra fotografica, e lui non è che è stato remunerato per il valore delle sue foto, lui ha avuto un piccolo rimborso spese ed è venuto qui quotidianamente, con amore, con dedizione, e vi assicuro che veramente si è adoperato a fare il meglio, a portare fuori il meglio di Puccino e dei buccinesi. Molto spesso non lo facciamo neanche noi buccinesi, per come lo ha fatto lui e per come lo hanno raccontato gli occhi e le fotografie di questi ragazzi. Ho solo una piccola, cioè questa è una mia, come si dice, la mia posizione. Cioè, per me la cittadinanza onoraria non è un dout des, e nessuno sta mettendo in discussione tutto quello che sta facendo il professor La Porta, insomma, che sta pubblicizzando Puccino, il parco archeologico, il museo, ci mancherebbe altro, cioè alziamo le mani, fa solo del bene a Puccino. Io dico che quello che dicevo io è il metodo, la cittadinanza onoraria è una cosa che per me si dà dopo che si è cementato un rapporto, per anni si è lavorato per Puccino, cioè mi vengono in mente, sentendo quello che dicevi tu, mi vengono in mente tante persone, allora dovremmo dare la cittadinanza onoraria a altre 100 persone,
cioè nessuno sta mettendo in discussione, e mi dà pure fastidio che poi nella delibera deve risultare questo, non, però secondo me la cittadinanza onoraria viene svilita, ma non perché la stiamo dando alla porta viene svilita, attenzione, non sto dicendo questo, però si perde un po' il senso. Gli si poteva dare un altro attestato di benemerenza, iniziare da questo e poi magari nelle future consiliature sicuramente si arrivava alla cittadinanza onoraria, questo è il discorso che facevo. E, niente di più, questo. Prego, consigliere Chiavier. Con un po' di imbarazzo anche prendo la parola. In che senso? Sembra che qui si voglia mettere in discussione la qualità e il valore di una persona. Perciò avremmo voluto magari fare questa discussione in separata sede e in camera caritatis, diciamo così, tra di noi, perché tutto si vuole fuorché sminuire il valore di questa persona e quello che sta facendo, perché sicuramente chi si occupa di determinate cose lo fa con passione prima di tutto e poi ci mette tutto il resto. Io condivido quello che dice il Presidente questa sera, lo condivido perché in una cittadinanza onoraria io vedo una sorta di cementificazione tra il popolo buccinese e la persona che lavora per il popolo buccinese. Con tutto che oggi noi siamo molto social, siamo molto interessati a ciò che viene sui social, ma io credo che se questa sera qualcuno di noi esce fuori e dice che abbiamo dato la cittadinanza onoraria al professore Laporta, la maggior parte dei buccinesi dirà chi è. E allora una cittadinanza invece deve essere data da una persona che ha cementificato il suo rapporto con Buccino. Fermo restante quello che sta facendo, un percorso che è importante, che doveva iniziare e che sicuramente portato avanti potrà dare un suo risultato, però ci doveva essere prima una cementificazione. Questa persona doveva essere, non dico come Marcello Gigante, perché Marcello Gigante è figlio di questa terra, è difficile arrivare a quel risultato, però quantomeno essere una persona che è riconosciuta al di fuori e non solo di una piccola comunità di adepti del settore. Grazie. Altro intervento, consigliere Freddo. Io è un intervento flash. Vice Sindaco, il problema consiste proprio in questo, immagine. Trascurando i rapporti umani, avete parlato di immagine, ma ci sono i rapporti umani e questo è un fatto che stanno facendo non solo la nostra comunità, ma tutto il mondo, perché si vive di immagine e si trascurano i rapporti umani. E i rapporti umani sono fondamentali, ripeto, sarebbe stato opportuno, come dice giustamente la consigliera Chiariello, riunirci, parlare, discutere, condividere. Quello che manca in questo consiglio comunale, lo frequento da 10 anni, è la condivisione. Voi di chi ne credete di essere? Noi siamo tutti di passaggio, però lasciamo un buon ricordo, condividiamo le cose, perché siamo concittadini. E mi fermo. Altri interventi? Nessuno. Votazione. Favorevoli. 3, 4, 5, 6, 7, giusto, contate 1, 2, 3, 7, 7, contrari, nessuno, astenuti, 4. Quarto punto all'ordine del giorno, conferimento cittadinanza onoraria, professor Guido D'Agostino. Prego, Sindaco. Professore D'Agostino, che ha accompagnato negli anni un momento di sicuramente importante, nel nostro modesto avviso, di crescita della nostra comunità. Non è da ieri, è da molto tempo, così come veniva sottolineato un attimo fa, che dovrebbe essere una delle peculiarità che il professore D'Agostino
ha nei suoi pensieri Buccino, la sua comunità, peraltro spesso ha abitato qui a Buccino, è stato ospite chiaramente, ci ha aiutato anche lui moltissimo in un percorso che allora fece notizia, oggi forse di meno, perché probabilmente chi fu l'ideatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici non c'è più, il compianto Gerardo Marotta, ma noi abbiamo avuto la scuola estiva filosofica che si teneva qui, con professori di rilievo nazionale, accademici di assoluto prestigio, tra cui anche il professore D'Agostino. Peraltro più volte ho avuto modo di parlare con un suo allievo prediletto, che è il nostro concittadino Emanuele Catone, che tutti quanti ovviamente conosciamo, e sappiamo attraverso Emanuele sicuramente, ma anche stesso noi per i nostri rapporti personali, qual è stato l'impegno del professore D'Agostino, ovviamente da un punto di vista squisitamente e strettamente culturale, per Buccino. Anche qui parliamo di una personalità di rilievo, non nel campo della fotografia, ma sicuramente nel campo della cultura, è stato professore fino a qualche anno fa alla Federico II di storia, ha assunto con grandi risultati l'incarico conferitogli dall'allora sindaco del Comune di Napoli, Antonio Bassolino, assessore alla cultura del Comune di Napoli, più volte, tanto da essere considerato uno dei migliori in assoluto, dall'alto ovviamente del suo sapere, ma anche della sua operatività, perché è una di quelle persone che durante il suo mandato politico-amministrativo, non è che faceva proprio l'intellettuale, che sicuramente se lo poteva permettere e se lo può ancora permettere, è insomma una persona anche operativa, molto operativa, che andava nel merito, così come ancora oggi, dei problemi, dando soluzioni ad ogni problema. Peraltro fare l'assessore alla cultura in una città cosmopolita come Napoli penso che non sia proprio cosa da poco. Avevamo un progetto, ne parlavamo in un momento, in un convegno, in un dibattito che io feci con lui a Campagna, perché lui ha scritto la storia di Campagna, dei contatti, peraltro sono amici comuni, e in questo dibattito che facemmo da Campagna parlammo di Buccino e lui espresse un desiderio che voleva scrivere la storia di Buccino l'antica Volcei, ovviamente facendo anche una battuta con gli amici di Campagna. L'opera della storia del Comune di Campagna è di 5 volumi, cioè Buccino ce ne vogliono almeno una ventina. Questo succedeva esattamente l'estate prima della pandemia, non lo so se ci riuscivamo perché era un'opera evra e ancora, non so se ci sarà tempo, modo e occasione o voglia per farla. Secondo me dovrebbe essere una cosa importante per tutti gli amministratori del,
del comune di Puccino, scrivere la storia del nostro paese, con una personalità di assoluto prestigio, e non solo da un punto di vista culturale, ma anche come scrittore. Il professore D'Agostino ha scritto molti, ma molti libri. Potrebbe essere veramente la classica impreziosisce la nostra comunità, la nostra realtà, la nostra storia, il lavoro che è stato fatto. Insomma, una chicca secondo me andrebbe valutata semmai non solo con il comune, ma facendo anche un'opera di persuasione, soprattutto sotto l'aspetto di possibili sponsorizzazioni, un'opera che rimarrebbe poi negli annali appunto storici della nostra comunità, al di là dei rapporti che poi ha intessuto con la nostra comunità, con molte persone, con molti nostri conoscenti, amici, ma perché no anche con cittadini. C'è stato qui da noi il 18 dicembre scorso, in occasione della venuta di Franco Arminio, per parlare appunto di quelle che possono essere e che certamente sono le peculiarità, le possibili potenzialità dei paesi in generale e in particolare del nostro paese di Puccino. Penso che nel caso specifico non ci dovrebbero essere dubbi di sorta, fermo restando le valutazioni che poi sicuramente ognuno di noi è in grado di fare. Grazie. Interventi? Prego, consigliere Fanico. Certamente qui si tratta di una personalità, non perché, ripeto, vogliamo diminuire la figura di professore Laporta, però il professore D'Agostino effettivamente nella nostra comunità, che io ricordo è almeno un decennio che la frequenta abbastanza assiduamente. Sì. Sono 20 anni, quindi ricordavo bene anche di più, oltre ad avere un rapporto proficuo con il nostro Emanuele Catone, ma soprattutto si è distinto per un'opera meritoria che ha effettuato sul nostro comune, quindi penso che io personalmente esprimo un parere favorevole, anche se rimarco che ci stanno tante personalità che noi in questo consiglio abbiamo proposto, che vanno comunque, anche loro va data una benemerenza, una cittadinanza onoraria. Ci stanno illustri cittadini del nostro passato, a cui parecchie associazioni hanno sollecitato l'intestazione di una piazza o di una via, e parlo dell'amatissimo sindaco Beniamino Mastursi, al di là di quelle che sono le collocazioni politiche. Però bisogna riconoscere che ci stanno in questa comunità delle personalità che bisogna ricordare e anche omaggiare per il lavoro che hanno svolto. Così come penso vada data una riconoscenza diversa alla buon'anima di Ciccino Paesano, perché ormai il centro sociale, così come è ridotto, veramente andiamo a mortificare l'opera che ha svolto per le persone umili, per le persone senza voce. Allora io dico, coinvolgeteci, cambiamo rotta, perché questo va solo a favore della nostra comunità. Le idee, le proposte vanno condivise, è giusto, e troverete sicuramente la nostra disponibilità. Quindi noi, io personalmente, invito i consiglieri a esprimere un voto favorevole alla cittadinanza onoraria del professore D'Agostino. Grazie.
essere divisivi sulla storia del proprio comune, del proprio paese, della propria comunità, per me è inaudito. Per intanto mai nessuno ha detto di no ad una possibile cittadinanza onoraria, sicuramente meritoria, del sindaco Mastursi. Nessuno. Va da sé però che una cittadinanza onoraria deve essere, no, non dico supportata, ma sicuramente accompagnata da un familiare, da qualche familiare. Non è che possiamo fare la cittadinanza onoraria per procura, nel caso specifico, perché no, anche cittadinanza onoraria alla memoria. Anche perché quando qualche anno fa è morto il compianto sindaco Renato Mastursi, l'amministrazione comunale doverosamente aveva fatto fare anche i manifesti e ci fu detto di non metterli. Fatela voi la proposta, portatela in consiglio. Io penso di interpretare la maggioranza dell'amministrazione comunale e sicuramente daremo il nostro assenso, ma va da sé che deve essere accompagnata anche da una firma, non dico chissà di chi, ma almeno di un parente, ma non per altro, per non trovarci di fronte ad un'assurda situazione, come a dire, e come ti sei permesso? Io so che sono stati fatti, come dire, sono stati fatti dei passaggi attraverso appunto associazioni e quant'altro, peraltro sono state anche protocollate qui al comune, al di là del fatto che oggi ho rifatto, c'è stato un dibattito sui social. Metteteci nelle condizioni di poterlo fare. Io personalmente, ovviamente per motivi generazionali, penso tutti quanti qui dentro, non abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere questa personalità di spessore che ha fatto il sindaco. Peraltro penso, sì, anzi non penso, storicamente sicuramente un momento importante, subito dopo il secondo conflitto mondiale. Però metteteci nelle condizioni di poter prendere una decisione. Io la finisco qui perché dovrei dire e potrei dire tante altre cose, ma la finisco qui per il semplice motivo che voglio finire questo mio intervento così come l'ho iniziato. È assolutamente assurdo dividersi sulla storia della nostra comunità, che è una storia reale, concreta, fatti di uomini, di situazioni che in qualche modo si sono tramandate, che conosciamo non direttamente per motivi generazionali a cui facevo riferimento prima, ma anche solo perché ogni nostro genitore ce l'ha detto, ce l'ha riferito e quant'altro. Non è che parliamo di la storia del mondo, che abbiamo studiato le cose che ci propinavano di leggere o per l'appunto di studiare. Quindi per cui fatela voi la proposta, fatela voi. Grazie. Prego, consigliere Chiariello. Fare solo un appunto, credo che più che di cittadinanza onoraria si sia parlato dell'intestazione di una via o di una piazza, però credo che su questo non c'è divisione, semmai ci può essere condivisione di dedicare a questo paese il nome di strade o di piazze di tante persone che ne hanno dato lustro, invece di, per l'amor del cielo, ogni strada ha il suo nome e la sua importanza, però forse
concentrarci sulle persone che meritano anche di essere ricordate, perché non tutte le persone vengono ricordate sui libri, ma non per questo ciò che hanno fatto è minore rispetto alle gesta di chi viene raccontato sui libri. Quindi avere comunque un ricordo, avere comunque un nome è importante per noi e per chi verrà dopo di noi, proprio perché, come diceva lei sindaco, la figura di Mastursi non la conosce lei, non la conosco io, credo che la gran parte di noi non la conosce se non per sentito dire, però una strada o una piazza può ricordare o far nascere la domanda nella testa di qualcuno: questa persona chi era? Grazie. Quando mi riferivo a cittadinanza, ovviamente nel senso più lato del conferimento o della benemerenza, che sicuramente noi abbiamo dato la cittadinanza alla memoria ad un personaggio storico della nostra comunità, che era il dottore Caravoglio, non solo, ma anche dottore Murano, anche all'ostetrica, la dottoressa De Rosa, quindi per cui voglio dire, potevamo anche eventualmente parlare di questo, ma sicuramente o cittadinanza o comunque l'intestazione di una strada, di una piazza, quello che è, per noi non è un problema, però i passaggi devono essere fatti non come viene dettata la norma, assolutamente, ma è anche un motivo di opportunità, insomma, fare determinati passaggi. Grazie. Prego. No. Sindaco, noi discutiamo del metodo, non abbiamo messo in discussione il valore dei personaggi. Voi avete giustamente decantato le figure. Il primo è un grande fotografo. Il secondo, un professore universitario, è incaricato all'Università di Camerino, alla Facoltà di Giurisprudenza, quindi storiografo di notevole importanza. Quindi noi non stiamo discutendo i personaggi, noi stiamo discutendo il metodo con cui voi venite qui in Consiglio Comunale e ci propinate alcune cose. Quindi se a monte ci fosse stato un rapporto diverso di comunicazione tra voi e il nostro capogruppo, sarebbe stato forse tutto più semplice, avremmo discusso, avremmo scambiato delle opinioni e forse in quelle circostanze, sindaco, avremmo potuto, ho preso degli appunti mentre voi parlavate, pur rispettando quello che voi avete detto, quello che scrisse il dottor Emanuele Catone nel 60° anniversario della morte del sindaco di Buccino, Beniamino Mastursi, che è nato il 10 aprile del 2019. E riteneva necessario ricordare, leggo letteralmente perché le cose me le ricordo, un personaggio che ha lasciato una forte impronta nella storia novecentesca della comunità di Buccina. Allora, nota ancora più gradita, senza voler togliere nulla ad alcuna, nacque infatti alle 23:20 del 6 maggio 1902 nella casa paterna in via Piazza a Buccina. E quindi sempre il dottore Catone ha fatto una ricerca dettagliata, faccio questa premessa perché voglio raggiungere un obiettivo, sugli studi, sulla professione legale, sulla politica, e rivolge un invito alla comunità e a voi amministrazione comunale di prendere in considerazione questo grande personaggio, un personaggio che difese presso la, e questo è un fatto molto importante che ci deve far riflettere, è un personaggio che difese presso la pretura di Buccino anche i contadini che occuparono le terre nel 1946 dal commendatore Agnetta. Quindi non si parla di un liberale che ha difeso i ricchi, ha difeso i potenti, stiamo parlando di una persona che ha difeso i contadini quando hanno occupato le terre del commendatore Agnetti nel 1946, e addirittura sempre il dottore Emanuele Catone ci riferisce che riuscì ad evitare rappresaglie naziste. Quindi stiamo parlando di una persona di notevole spessore, e oltre a essere interprete di importanti opere di modernizzazione, il sindaco Mastursi è sempre, e questo deve essere un esempio per noi, questo passaggio del dottore Emanuele Catone che scrive: il sindaco Mastursi ebbe sempre buoni rapporti
E questo serve per insegnare a me ad avere buoni rapporti con voi, al di là delle espressioni che una usa, potrebbero essere colorite, forti, però credo che sia necessario in questo Consiglio Comunale. Il sindaco Mansur ebbe sempre buoni rapporti, nonché amichevoli, con i suoi avversari politici e ne fu in genere ricambiato. Quindi è una persona che dobbiamo tenere in considerazione e quindi è rappresentato nella la storia della nostra comunità e merita certamente che venga intitolato lì dove è nato, una via, una piazza a Beniamino Mansursi. Altri interventi? Votazione, favorevoli? Si è astenuto il consigliere Freda. Sì. Quinto punto all'ordine del giorno, Ucraina-Russia, perché cessino le armi e prevalga il dialogo, determinazioni. Prego, sì. Consigli comunali non abbiano alcuna competenza in materia di politica estera, ancora di più in un scenario di guerra, questo mi pare ovvio e scontato. Purtuttavia noi l'abbiamo portato questo argomento, cosa che hanno fatto molti consigli comunali su scala nazionale, compulsati dalle varie associazioni, dall'Associazione Nazionale dei Comuni, attraverso il quale ovviamente noi esprimiamo un auspicio appunto che si possa riprendere il dialogo tra due popolazioni, e probabilmente non possiamo dire nemmeno questo, visto la storia dell'Unione Sovietica, oggi Russia, che solo ed esclusivamente per motivazioni di carattere tattico-militare e la sera, penso tutti quanti noi, o chi ha la possibilità di vedere un po' di televisione, insomma, è costretto a vedere immagini cruente, tipo il bombardamento missilistico sull'ospedale pediatrico di Mariupol. Ovviamente parliamo di crimini, di genocidio, non ci sono altri termini. Peraltro ci troviamo di fronte ad un popolo, quello ucraino, che ha la concezione del nazionalismo molto, ma molto accentuata. Se si pensa che persone che stavano qui in Italia, ma questo è successo in tutto il mondo, soprattutto uomini, sono ritornati per combattere. Questo atteggiamento mi ricorda molto un personaggio storico del 1800 che abbiamo avuto in Italia, Giuseppe Mazzini, nazionalista per eccellenza, indipendenza della nazione, la nazione unita, esattamente quello che stanno facendo gli ucraini. Il dialogo ovviamente deve, così come nell'auspicio messo nel punto all'ordine del giorno, speriamo, perché mi pare che, questa è solo una mia analisi, mi pare scontato che non ci troviamo di fronte ad una terza guerra mondiale, ma per un semplice motivo, che c'è la consapevolezza che con la terza guerra mondiale non andiamo oltre, ci facciamo male tutti quanti. Questo è l'elemento di forza, sembra assurdo, paradossale, ma è questo l'elemento di forza. E piuttosto invece
ci sono tutti gli elementi di avere un nuovo Vietnam, a parti invertite questa volta, perché la Russia non ce la farà a conquistare tutta l'Ucraina e sicuramente ci saranno ucraini che dall'alto della loro concezione, a cui facevo riferimento prima, di appartenenza, di passione, di nazionalismo, che per quanto mi riguarda mi ha anche un po' sorpreso, e sicuramente ci saranno anni di guerra all'arma bianca, così come è successo nel Vietnam. Questo è il dato, secondo me, dal quale partire, dal quale ovviamente le forze, ma non le forze politiche, perché penso che le forze politiche di fronte ad una situazione del genere c'è una unanimità assoluta, ma le forze governative devono in tutti i modi trovare una soluzione, che sicuramente innanzitutto la guerra. Questo mi pare ovvio, con sacrificio di donne e uomini, bambine e bambini, ma che sta avendo ripercussioni negative, anzi negativissime, su quello che è l'andamento economico e produttivo delle nostre aziende. Io mi sono sentito con più di qualche imprenditore che opportunamente ho telefonato. La situazione non è semplice. Tra qualche settimana qualche azienda chiuderà, perché tutto questo sta portando a costi stratosferici la bolletta energetica, che già di per sé prima era abbastanza alta. Mi hanno detto, ma me l'hanno detto qualche ora fa, il costo del metano, un litro, 4 euro. Facciamo questo ragionamento in scala, insomma avremo problemi anche di, sembra che la prossima settimana ci saranno dei razionamenti in alcuni supermercati, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime. Cioè uno scenario apocalittico che tutti quanti ci auguriamo che si metta fine al più presto. La nostra delibera sappiamo bene che magari potesse fare qualche cosa, però è un segnale anche di solidarietà, di appartenenza, di reciprocità, di rispetto a persone che, perché poi tra le altre cose la popolazione ucraina è tra quelle che anche nelle nostre comunità, nei nostri comuni, sono state e sono presenti, soprattutto per quanto riguarda l'accudire le persone che hanno bisogno. Quindi per cui peraltro noi stessi attraverso il piano di zona, oggi consorzio S10, abbiamo centralizzato possibili aiuti, c'è un'unità di crisi, proprio stamattina è stato aperto anche un conto dedicato, c'è un'unità di crisi che sta lì alla sede del consorzio per raccogliere anche indumenti, farmaci, qualsiasi tipo di aiuto. C'è stata e c'è una grossa solidarietà, partecipazione anche dalla nostra comunità in termini di disponibilità da parte della famiglia, da parte della gente. Dobbiamo però stare attenti, questi sono momenti che vanno governati e che vanno governati bene, perché noi parliamo di persone, soprattutto bambine e bambini, ma anche adulti che non vengono qui, che hanno una loro posizione lavorativa e quant'altro. Quindi per cui veramente
massima partecipazione, massima solidarietà, cosa che Buccino, la nostra comunità sta rispondendo al di là di ogni rosea previsione, e però l'aiuto che bisogna dare doverosamente, eticamente, moralmente, civilmente, storicamente, che dobbiamo dare a queste persone, lo dobbiamo dare nel senso più vero del termine, perché sennò rischiamo di fare altro, non di solidarizzare con i nostri amici dell'Ucraina. Grazie. Prego. Noi non possiamo che accogliere e abbracciare questo discorso. Sono immagini che ci toccano il cuore non solo per quello che vediamo in televisione, ma anche perché Buccino ha una lunga storia di amicizia con gli ucraini, che parte da Chernobyl, quando sono stati ospitati dei bambini, e quei rapporti sono rimasti, si sono fortificati, e oggi anche attraverso quel racconto diretto quelle immagini diventano ancora più forti e reali. Possiamo in questo momento tifare per la pace, solo quello, perché è un genocidio vero e proprio. È un popolo che sta lottando per la propria libertà, e libertà significa democrazia. Quindi non possiamo che tifare per la pace e affinché questa situazione cessi. Fermo restante che Buccino, anche in questa occasione, in questa circostanza, sta dimostrando la sua grande umanità. Sono d'accordo con il sindaco, però, che sono aiuti che devono essere gestiti nel migliore dei modi. Gestiti, ecco, anche forse da un gruppo che in qualche modo possa dare le giuste direttive e non farci prendere soltanto dal lato prettamente umanitario, perché altrimenti il problema potrebbe diventare anche di altra natura. E mi fermo qui. Dicevo informalmente, vabbè, chiedo scusa. Allora, se la segretaria, penso che ha già verbalizzato di trasmettere la delibera al capo dello Stato, ma non in quanto tale, ma come capo delle forze armate, e al ministro della difesa, ovviamente oltre all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Io mi associo alle parole che ha espresso il sindaco, la consigliera Chiariello, perché effettivamente noi ci troviamo di fronte a un genocidio che immediatamente ci deve porre fine. Io non dico che bisogna subito deporre le armi, ma obiettivamente anche nel nostro piccolo è importante che facciamo sentire la nostra voce. La volontà è quella che bisogna fare ogni tentativo per far sì che la ragione prevalga, che alla fine la pace trionfi. Perché queste sono parole così, giusto per dirle, ma non è vero, che solo nei momenti in cui di difficoltà ci rendiamo conto di quello che noi ci stiamo privando. La pace è fondamentale per i popoli, per lo sviluppo. Ce ne accorgiamo anche se stiamo a chilometri di distanza, di quanto incide sulla nostra vita quotidiana. Quando andiamo sul distributore di carburante, vediamo che in pochi giorni aumenta di 20-30 centesimi al litro il carburante, e questo incide fortemente sul fabbisogno dei nostri concittadini, della nostra comunità, così come le bollette elettriche, il metano.
e probabilmente fra pochi giorni ci saranno effettivamente dei problemi, perché il più grosso granaio viene dall'Ucraina. Se a questi poveracci non si permette più di coltivare i campi, perché le scene che ci raggiungono sono drammatiche, là si tratta di una vera e propria guerriglia urbana, non hanno nessun timore ad attaccare bersagli delicati, gli ospedali pediatrici, gli ospedali di maternità, non c'è nessuna remora. Allora io, nell'esprimere la profonda solidarietà al popolo ucraino, dico anche che bisogna fermare Putin e il suo regime, perché sicuramente, come la storia ci insegna, i russi e gli ucraini sono dei fratelli, e qua ci troviamo di fronte a uno scontro che non ha nessun modo di esistere, e che alla fine il dialogo deve prevalere per trovare dei punti di confronto per far sì che si risolva questo conflitto, che ha degli riflessi mondiali. E non è detto, perché molte volte la storia ce lo insegna. È vero che ci rendiamo conto che la terza guerra mondiale fa male a tutti, ma tante volte per futili motivi è scoppiata e poi ne abbiamo pagato le conseguenze. Quindi io, nell'associarmi alle parole del sindaco, dico che anche in questa fase e in prospettiva dobbiamo essere uniti, dobbiamo deporre le armi anche noi e incamminarci verso un percorso di accoglienza che il popolo di Bucino in questa fase si sta mostrando ancora una volta meraviglioso. Io so di oltre 70 famiglie che hanno offerto la propria disponibilità. E giustamente, come ha detto il sindaco, questi interventi vanno gestiti, perché sicuramente ci stanno dei problemi da affrontare, perché noi abbiamo dei bambini che non conoscono la lingua, non conoscono le nostre abitudini, così come le famiglie che arrivano. E perché non è solo il fatto di offrirgli del cibo o un tetto, c'è anche un problema psicologico. Perché io stesso, che sto ospitando una ragazza di 24 anni con un bambino di 5, io mica lo posso tenere questo bambino sempre a casa, senza farlo giocare e vivere con gli altri bambini. O lei stessa, mica può stare sempre a casa mia, chiusa, senza confrontarsi con gli altri. Io mi auguro che con l'arrivo di questi altri loro connazionali possa costituire un gruppo che, integrandosi con le nostre abitudini, possa far sì che fuoriesca veramente una comunità forte e coesa che dia loro tutto il sostegno possibile. Grazie. Sono altri interventi? Votazione. Favorevoli. Unanimità. Sono interpellanze, interrogazioni? No, la seduta è chiusa.